Nel mondo della scuola c'è ormai una situazione di disagio sempre più allarmante. Notizie che in passato erano sporadiche e occasionali sono sempre più frequenti e ormai sono pressoché quotidiane. Parliamo di cattedre scoperte, di supplenze che non si riescono ad assegnare, ma anche di concorsi con 1.000 posti in palio, ma con poche centinaia di concorrenti. Tutti dati che hanno a che fare con una situazione incontestabile. Il mestiere dell'insegnante è sempre meno appetibile. In alcune aree del territorio nazionale sta ormai diventando impossibile. In città del nord come Milano, Torino, Bologna, il costo della vita è arrivato a livelli tali da impedire a molti giovani docenti di potersi mantenere con il proprio stipendio. Nelle grandi città gli affitti sono ormai alle stelle e assorbono spesso almeno il 50% dello stipendio. I giovani laureati delle regioni del nord tendono così sempre di più a cercare un lavoro al di fuori della scuola, mentre chi abita al sud ha obiettive difficoltà a trasferirsi nelle regioni del nord, proprio a causa dell'elevato costo della vita. Il tema è drammatico e non potrà essere risolto con il prossimo contratto, che peraltro non si sa neppure quando verrà sottoscritto. Le risorse a disposizione, infatti, sono del tutto inadeguate per affrontare un tema così complesso e difficile. Non basteranno i 100 euro di aumento che si ridurranno a 50 netti per migliorare le condizioni di vita di un giovane insegnante del Sud trasferito a Milano o a Torino e che deve pagarsi affitto, bollette, spese di trasporto e magari anche cibo e abbigliamento. Senza dimenticare i consistenti recenti rincari di gas, luce e benzina che incidono pesantemente su stipendi che in sostanza sono pressoché fermi da anni. Peraltro va anche detto che per il momento non conosciamo ancora il testo completo dell'atto di indirizzo per il prossimo contratto. In particolare, nulla si sa di preciso sulle risorse economiche e sulle eventuali indicazioni che il governo vorrà fornire all'ARAN su come distribuire l'intero stanziamento. Sullo svolgimento della trattativa pesano molto anche i rapporti piuttosto tesi fra le organizzazioni sindacali per la conclusione del contratto integrativo sulla mobilità firmato dalla sola CISL Scuola contro il parere di CGIL, UIL, SNALS e Gilda. Ma sentiamo in proposito cosa ha da dire la segretaria generale della CISL Scuola, Maddalena Gissi. Io penso che ogni organizzazione sindacale dovrà guardare all'interesse delle persone che rappresenta. Il contratto è sempre è una scelta di equilibrio, ha sempre dei punti di mediazione. Io mi sono ricordata tutte le parole dell'ultimo contratto e le ho trovate nell'atto di indirizzo, però il giorno della riunione già chi le aveva pronunciate? Non si è riconosciuto in quell'atto di indirizzo, eppure le aveva pronunciate. Quindi noi dovremo trovare sicuramente, io personalmente metterò da parte tutte le offese, anche le ostilità, anche i tentativi di sabotaggio, li metterò da parte perché la responsabilità nei confronti di chi rappresento, e ne rappresentiamo tanti, sono più di 240.000. Che cosa vuoi, Reginaldo? Che io debba pensare alla bandierina inserita nella torta se la torta diventa d'acido? No, no, noi dobbiamo assolutamente guardare all'interesse delle persone, anche perché le persone non lo capirebbero se dovessimo trovare uno, due, tre punti a loro favore. Perché non andiamo a firmare? Il rischio che corriamo è che se non portiamo la trattativa sugli alti livelli, andremo lì veramente a essere poco credibili, perché ci guarderanno misurare sulla virgola pur di farci il dispetto e non ci capirà né l'amministrazione, cioè né l'ARAN, né ci capiranno i colleghi. Ecco,
Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi voi seguiteci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre lettere, i vostri documenti, noi ne daremo conto come di consueto.